combattendo. Però con il doppio della memoria, un gioco appena uscito e anche un altro gioco dentro, un po' più vecchio però, e 3 mesi di nuovo da Tronic. Ho preso da Tronic, mi sono fatto da pure 70 punti. Sempre da fare la tessera, quindi altri 17 euro. Ma però 3,50 mi devo, il gioco che voglio io sta a 20 euro, quindi poi lo devo vendere il secondo gioco che è uscito dentro che è la palla scura. Lo devo vendere il...
secondo gioco che c'è dentro è più contaminato, quindi sono sia quello che mi voglio comprare che quello che chiedo della vecchiotta. Vedete come fa. Però non è male come me. Cioè paga di tutto. Il mio amico, lo sai quello della fortuna? La stessa offerta mi ha pagato 100 euro in meno perché il giorno in cui è uscito la Nintendo nuova, la Sony che ha fatto, ha messo per solo per quel giorno quell'offerta a 100 euro in meno. Ogni tanto mi girava la testa. Ma però subito solamente. Ho fatto tardi perché stavo con questo mio amico che mi ha accompagnato e lui teneva dei cugini da aggiustare. Io li ho aggiustati. Ho perso molto tempo. Sono partito da casa alle 7 e un quarto. Domani deve giocare. Diretto che fa aumentare la luce. Hai capito? Anche quando c'è scritto i like, tu sai che in realtà non lo è. Là c'è la differenza tra la mente umana e la macchina. Io non sto pensando. Il 22 e 23 aprile, mi pare che il 22 mi devo prendere la giornata il sabato che è una 24 ore, no? Poi mi devo prendere anche i giorni a maggio per salire da Italia. Tutti questi soldi e poi non ci vanno le cose a fare questo.
anche se mi pare che costi 60 euro. In avanti, taglio l'ultimo giocatore, metto quello perché qua nell'angolo ce n'è uno che non prende. Ecco, è arrivato. Stasera me lo metterò a posto, devo fare la 30, la session 3.
si può caricare sta cosa anche da questo grande comando e poi è carico di goderci un po' così di nuova tecnologia, ma ti dovessi vedere il nuovo gioco, quello che è uscito dentro. E devo scaricarmi uno, anche è un po' grande. No, no, qua funziona che... cifre sul conto, ma è le quattro cifre, ma non ti chiedo. Mangiando poco. Da quando tempo che non gioco a pallone?
Thank you.
tutta la giornata e non per metterlo nella vita normale. Thank you.
squadra di Emery Pitching. Abbiamo la prima serata, di nuovo. Andiamo prima cosa sotto al mercato di Germania. Siamo in tutto di tempo, il controller.
prima io per parlare con gli amici dovevo tipo chiamarmi con Skype, sai che tipo se muovo, ti fai la stanza, diciamo, ti fai la community, ti fai la PlayStation e il controller di nel gioco per le tutte. È favoloso, molto più solido. Dici chi le fanno credere? No, ma è basso semplicemente. Oh!
piacere da io, con questa parola. Thank you.
devono stare tutti dentro. Mi stanno barendo il regolo, che figo, va bene. Non mi ricordo, non voglio in
ce la deve andare. Quindi sono passati 2 minuti. E questo conteggio mi pare che lo fanno a bordo grande. Sembra come il portiere non è calcinato, sempre se la porta un giocatore che va fuori o è calcinato. No, loro stanno sbagliando troppo. Come fattore psicologico conta tantissimo. Stanno girando male. Ma quindi come non fai per
partite serie. Rispondo 24-1. 4-1. Il Bari ha le 4 gol a 3. E noi troviamo bene il campo. La prossima è 0-0. La pallina perdeva, però io in gas, se ricordate. La parte più alle 3 più in gas. Con... Ah, che è qua? Non è che si iniziato, è da pelare nei playoff, ma a questo punto non lo pure nemmeno. I playoff ci sta solo adesso, si sa che direttamente andare a fare. I playoff come sai che faranno bella figura a Bari, nonostante ora stanno un momento no, e Perugia. Perché visto che l'anno prossimo ormai le probabilità di rimanere in B sono molto alte. E sono curioso di sapere quali delle due ci ritroviamo. Perché se vince il Foggia si porta a 4 punti. E scontri diretti sono finiti. L'aumento di 3.000 e l'ha avuto da Lecce, non vanno da Lecce, è un po' coglionato Lecce, 500 persone mi va, no, forse no, forse oggi non avranno venduto qualcun altro, però a Foggia non va 18.000 persone. Oggi sono parecchi anni a Gonzalo, se non vuole avanti. Capì, faceva la sera, quindi su me loro stanno spoglionati perché dicono che stanno tutta questa fatica per stare in Serie B. Acquisto, capito? Credo che gli altri siano del vivaio, però non tutti. E quello invece è uno è un professionista. Sponsor. Oh, questo è Serie A, Questo è il massimo. Non è mai capito. Non guadagnano molto, Qui finisce la bandiera. 10 minuti non lo mai sapevo. 5 punti, no, non lo mai sapevo. Sì.
minuto e punto, aspetta. No! La finezza era. Mi è capitato, ma qua mai. Una volta solo a Paduli. Io tranquillo, la telecamera stava là in stand by e io con video stavo registrando. Ci ho fatto anche la foto allo schermo per caricarla sul sito. Non ti chiedevo che va. No, no, Auteri, io l'ho preso. Io di solito faccio un po' se facciamo la foto allo schermo per metterla come servizio per l'articolo. E stava scritto stand by nella foto, io giuro a vedere. Perché non capivo perché non è stato. Guarda, vedi la foto, c'è scritto stand by. Thank you.
punto io sto subito, non mi sto spendendo di un'altra cosa.